Allora, la statua di San Michele Arcangelo. Ecco perché la grotta viene anche detta grotta dell'angelo, proprio perché è dedicata a San Michele, che è colui che abbassa una grotta del Gargano giù in Puglia Monte Sant'Angelo ed è considerato il protettore dei luoghi bui e tenebrosi, ma come tanto le grotte. Invece la grotta è stata aperta al pubblico nel 1932, sono all'incirca 90 anni. Signori, invece intanto le facciamo in barca. Ecco, questa è una sorgente, nasce da questa catena di monti che è la catena dei Monti Alburni. È un massiccio calcareo che si estende per circa 30 km. Fa parte dell'Appennino meridionale. All'interno sono state censite oltre 400 grotte, di cui solo due sono a livello turistico. Una è questa che vedo soletta, l'altra è Castelcini, che si trova a 34 km. Signori, vi ricordate quando avete visto la cascata? Bene, dietro la cascata ci sono due tipologie di percorso. Uno è ancora a livello turistico per 550 metri ed è la Sala Paradiso, che insieme ad un altro tratto che si trova al di là dell'ultima sala che visiteremo, che è la grande sala, fanno parte del percorso completo che si faceva prima del Covid, perché dopo non è stato più possibile effettuare quel percorso perché si creavano assembramenti in alcuni punti, quindi c'è stato dovuto purtroppo sospendere il percorso e chiuso. Invece l'altro ramo, dalla cascata alla sorgente, è un percorso di circa 600 metri, viene utilizzato come percorso turistico sveglio-orologico. È un percorso che si fa di acqua. Infatti noi abbiamo una bella attrezzatura che comprende i calzari, la mezzamuta, un imbraco con le corde e i moschettoni e anche il casco con la luce. Dura all'incirca 2 ore. Molto, molto, molto emozionante. È bellissimo da fare, ok? Ovviamente per avere ulteriori informazioni basta prenotare in biglietteria. Signori, invece, vi ricordate quando vi parlavo della sala, l'ultima che visiteremo? Tra qualche istante passeremo sotto un balconcino. Quella è il Belvedere, ovvero l'ultima sala che poi visiteremo. Belvedere, perché quando siete là su ci si affaccia e se si è fortunati si vedono passare le barche sotto. Ovviamente, noi grazie a quella cascata e la sorgente ovviamente abbiamo entrato in barca. Perché nel 1924, allora vecchia Smena, sul mappa meridionale dell'epoca, oggi sarebbe Lire o Lemno fino a qualche anno fa, vista la portata considerevole di quell'acqua, ha avuto l'idea di utilizzarla per le vetture elettriche. Io faccio fermati.
ragazzi. Sono anche utili. Dovete sapere che uno piccolo così, in una sola notte, sapete che fa? La grandezza di questo pollice mangia dalle 2000 alle 3000 zanzare. È molto più utile lui che lo zampirone. Una signora disse: no, non è possibile. E gli rispose: signora, ma lei lo zampirone l'ha mai usato? Sì. Lo mette e spera che la zanzara ci vada. Oggi le zanzare si sono anche un po' evolute. Quando sentono l'odore dello zampirone mi fanno: chi è? E chi ci viene là? Chiaro? Invece il pipistrello non glielo fa fare quel gesto, perché gli corre dietro e tanto deve fare fino a che la prende. Perché se non prende le zanzare, muore di fame, che lui quelle mangia. Quindi è meglio avere tre o quattro di loro intorno alla casa, se non lo zampirone attaccato alla presa, che insomma non lo dormendo non fa niente. Loro li prendono, vi assicuro che con uno o due di loro intorno ad una casa o tre di loro, la notte dormi senza sentire non senti niente. E loro se li mangiano, perché devono mangiare così. Ovviamente, signori, dopo l'ultima sala che avete appena visto, ovviamente se non avete visto qualcuno in giro, e non se ne vedono tanti, perché loro sono degli animaletti notturni, di giorno dormono e di notte escono, ma poi non hanno né la luce né tantomeno i rumori della voce umana, quindi tendenzialmente scappano. Signora, dicevo, l'ultimo ramo è questo, arriviamo alla porta, lì si concluderà la nostra visita. Invece chiudo qui le mie spiegazioni, vi ringrazio per l'ascolto e spero che la volta sia stata il vostro gradimento. Grazie. Thank you.
solo il bacio, ho fatto. Ah, altro mondo. Michel, vieni. Vai, vai, vuoi. Ciao, grazie. Michel, come no? Dammi la maglia, sì. Uno ciascuno, va. Dammi la maglia. Guarda, no, questa non è una cosa. Guarda l'aria, non vedi come è come altro. Ma sai che è quello? Ma che tu? Molto suggestivo e interessante, si parla del museo.
fatto il frate domenicano di Bologna, Leandro Alberti, nel 1526. Infatti l'Alberti, durante un suo giro per l'Italia, fate attenzione alle braccia, che se si avvicinano alle barche vi fate male. Dicevo, durante un suo giro per l'Italia, descrivendo un po' l'Italia turistica di allora, è giunto in questa zona e ha menzionato per la prima volta sulla cartina meridionale dell'Italia anche l'ingresso della grotta. Nelle sue scritture parlava già della presenza qui nell'ingresso di un piccolo altare che si trova in quell'angolino là dietro. Magari dall'altra barca qualcuno è riuscito già a scorgerlo. Invece, signori che stanno con me, appena ci allontaniamo, se guardate in quella direzione lo si nota. C'è una croce azzurra sopra. Bene, all'interno di quell'altarino.